Dopo la caduta del muro di Berlino novembre 1989, in Europa si verificarono notevoli sconvolgimenti. La rivoluzione in Romania, dove fu assassinato il presidente Ceausescu e sua moglie, la divisione, seppur pacifica, della ex Cecoslovacchia, lo smembramento della ex Jugoslavia, dieci anni di massacri dal 1991 al 2001, e altresì la dissoluzione dell'ex Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche. Da questa dissoluzione eh, alcuni stati ex sovietici dichiararono la loro indipendenza. Uno di questi fu l'Ucraina. Nel frattempo la NATO, ovvero gli Stati Uniti d'America, aumentarono la loro sfera di influenza allargandosi in Europa orientale. Ma veniamo ai tempi più recenti, l'ultimo decennio circa. Nel 2010 divenne presidente dell'Ucraina Viktor Yanukovych, che ebbe il merito di riportare l'Ucraina a riavvicinarsi alla Russia, se non altro per ragioni storiche, etiche e culturali. Nel 2014 il presidente Yanukovych venne deposto nel corso di una rivolta popolare filo-occidentale fomentata dagli Stati Uniti. Da quel momento, in territorio ucraino accaddero molte situazioni critiche, al riparo per così dire dagli sguardi indiscreti di Mosca. Avvenne un fatto sconcertante e della massima crudeltà: un massacro nella città portuale di Odessa il 2 maggio 2014. I fatti ebbero luogo presso la casa dei sindacati ad opera di estremisti di destra, neonazisti e nazionalisti filo occidentali ucraini, che agirono contro i manifestanti sostenitori del governo filorusso di Yanukovych. Si calcolarono circa 50 morti ed un numero imprecisato di feriti. Da allora, giustamente, il presidente russo Vladimir Putin cerca di monitorare, tuttavia, con il massimo scrupolo possibile ciò che accade alle porte di Mosca pur comportandosi in modo diplomatico e oltretutto anche molto tollerante anche verso la Nato, abbondantemente allargata a Est. Poi negli Stati Uniti il 20 gennaio 2021 arrivò un nuovo presidente, Joe Biden, che continuò a corteggiare, per così dire, l'Ucraina come già faceva da ministro dal 2014 per incentivare la nazione a farla entrare anch'essa nella Nato, cosa ragionevolmente inaccettabile da parte della Russia e di Putin. Colse l'occasione della presenza di un giovane presidente filoamericano, Volodymyr Zelensky. C'è da tenere presente che la famiglia Biden in Ucraina ha conflitti di interesse considerevoli, legati ad un'attività nella produzione di gas. Ma in questo modo vi è anche il rischio oggettivo che l'imperialismo statunitense si espanda sino alle porte di Mosca. La NATO e gli Stati Uniti fomentano la guerra tra Russia e Ucraina e tentano di sabotare ogni possibile eventuale alleanza tra Europa e Russia, la solita indebita ingerenza criminale straniera. Ovviamente Putin comprende molto bene quali possono essere le pericolose mire espansioniste di Biden. Si scoprì anche che in Ucraina hanno allestito dei laboratori scientifici dove si sperimentano armi batteriologiche. Vi è la presenza di militari e scienziati statunitensi e non solo, vi è anche la presenza di strani personaggi legati alle attività nazifasciste. E Zelensky è un burattino manipolato dagli americani. Il presidente russo, persona intelligente, ponderata, per nulla despota e dittatore come lo si vorrebbe dipingere, sa che deve agire. Per intervenire perlomeno nel tentativo di neutralizzare certi obiettivi sensibili che sono stati creati appositamente per colpire Mosca. Dal 2014 al 2021, quindi, l'Ucraina, fuori dal controllo russo, si è purtroppo trasformata in una sorta di nido di vipere, una specie di testa di serpente che potrebbe rivoltarsi contro Mosca. Ciò che sta accadendo attualmente. Fu previsto e ipotizzato solo pochi anni prima da un giornalista esperto di Russia, Giulietto Chiesa. Questa è l'ennesima guerra sporca di invasione voluta ed eterodiretta dagli Stati Uniti in Europa per invadere un nuovo territorio e allargare ulteriormente il loro dominio, ovvero il loro cancro. Gli Yenchi non si pongono freni, ma purtroppo la stupidità e la creduloneria delle masse fa sì che Putin sia brutto, sporco e cattivo mentre i veri criminali a stelle e strisce sono sempre i nostri angeli salvatori e liberatori. La falsa propaganda occulta dei media svolge un ruolo molto deteriore nei confronti di un popolo di creduloni che si nutrono di televisione. Il governicchio italiano si schiera contro la Russia di Putin con una serie di iniziative dir poco demenziali, trascinando il popolo italiano, che non ha nemmeno consultato, in una lunga serie di problemi anche piuttosto seri. Ha dimostrato chiaramente tutta la sua falsità, tutta la sua ipocrisia, la sua illegalità, la faccia tosta con la quale ha spudoratamente violato la nostra Costituzione italiana, in questo particolare caso l'articolo 11, commettendo un gesto ignobile e scandaloso, quello di voler inviare armi in Ucraina assieme agli aiuti umanitari.